Suini miei, oggi siete qui col messia della magia che vi presenterà qualcosa che non è spiegabile nel genere umano. Io, essendo stato millenni nel mio tempio sacro, dove ci ritornerò, quindi aspettatevi tutto dal messia della magia, vi mostro ancora una volta l'antimateria mentale. Tutti i presentatori stanno impazzendo per capire, ma non si può spiegare l'impossibile. Un mazzo di carte completamente esaminabile, un mazzo in prestito. Le carte vanno mescolate. L'antimateria mentale la vedrete sotto forma di un numero, tutto mescolato. È legata al numero 3, ovvero la forma della capra, le due corna e il muso è fatto da 3 dita. Vedete? 3. Guardate. Lo spettatore taglia a metà da un mazzo mescolato. Guarda la carta. Tac, fine. Persa. Non ci sono segni e niente. E per dimostrarvi facciamo così, non ci sono segni, un mazzo regolare. Il messia incomincia a fare la sua formula dell'antimateria. Guardate, piccolo mazzetto, metà, grande mazzetto, piccolo mazzetto. Tutto casuale, a caso, non posso colpire perfettamente il numero 3. Guardate voi stessi, il numero 3. L'antimateria mentale. Non è spiegabile questo effetto. Quindi invito Copper Findus, Dynamo scaricato, Danny nell'orto, lui non c'è, tutti i più grandi maghi internazionali al mondo a spiegare questa leggenda. Ancora una volta vi dimostro che non è un miracolo, ma è qualcosa che solo io posso dire. Tutto mescolato, taglia a metà, guardatela, memorizzatela. Il rito del messia, tutto casuale, metà, guardate ragazzi, con i vostri occhi, non è spiegabile, non è spiegabile, è l'antimateria mentale. Questa era, per farvi vedere, il potere che possiedo e che poche persone se ne stanno accorgendo, ma presto sarò io a dimostrarvi che esiste l'antimateria mentale. Ancora una volta, mescoliamo e ora vi mostro un'altra cosa. Guardate voi stessi, nessun ordine delle carte. Lo spettatore taglia a metà, guardate la carta, memorizzatela, prossimo. Tac, perso. Non ci sono segni, niente, non posso sapere niente. Il mio rito. Legato al numero 3. Guardate ragazzi, con i vostri occhi. 1, 2, 3 carte. Antimateria mentale. Non si può spiegare. Tutto legato al numero 3. Ricordatevi la faccia della capra che è fatta da 3 dita e le corna. Un altro esperimento, di carte normalissime, ad esempio memorizzate questa, la sui quadri, io mescolo e quindi non posso mai sapere al mondo dove va la sui quadri. Chiedo allo spettatore di tagliare un piccolo mazzetto, e la cosa incredibile, qui chiaramente non c'è, 1, 2, 3 carte, c'è il jolly, quindi 3 carte esatte. E ancora una volta non si può spiegare. Io voglio dimostrarvi che il mazzo è completamente regolare e che quindi è impossibile quello che vedrete, però lo vedrete con i vostri occhi. Guardate voi stessi. Facciamo un esempio. Lo spettatore può dire sto quando vuole, ok? Quando vuole, vabbè, questo qua è l'esempio. 9 di quadri. Io mescolo le carte, non saprò mai dove si trova. Lo spettatore taglia un piccolo mazzetto. È tutto legato. Chiaramente tagliamo, punto a caso. Qui, 1, 2, e la terza carta è tutto legato al numero 3. Non si può spiegare questa cosa. Io sono il nuovo Gustavo Roll della magia, ovvero il messia della magia, che vi stupirà a livelli
sacrali quando mi conoscerete. E sta arrivando questo momento. Ci siamo, amici.